Albertini viene dal calcio giocato, ha due occhi, ha giocato e ha fatto il dirigente federale, parla piano, è educato, non dice parolacce. A proposito di avere al suo fianco Tavecchio e Macalli in questo percorso, a me queste non sembrano colpe. Noi veniamo indicati come sindacato, a parte che la parola a me non dà fastidio per quello che penso del sindacato, anzi, siamo anche sindacato che ha lavorato però male nel suo mestiere, perché si è fatto carico, questo sindacato, l'Associazione Italiana Allenatori, si è fatto carico dei problemi del Paese e ha diminuito tutti i massimali nel mondo dilettantistico. Che cosa vuol dire i massimali? Se uno prendeva 3.000 euro, il massimale, non il minimo, noi trattavamo il massimale, non poteva prendere più di 3.000 euro, li avevamo ridotti a 2.000, non parlo al mese, parlo annui, il che vuol dire 200 euro al mese, abbiamo ridotto da 300 a 200 euro al mese, questo è il nostro sindacato, tanto per spiegare. Noi l'abbiamo vista la tribuna che era dietro Tavecchio, cioè, molti che poi sono stati anche i suoi difensori dopo l'espressione infelice. Io con lo dico, dico la verità, ci parlo anche volentieri un po', però appena il metodo, vorrei spiegarlo, cioè, appena arrivò in federazione mi chiamò e voleva fare un'alleanza fra la Lega Pro, la Lega Dilettanti e l'AIAC. Così avremmo fatto fuori Abete, io sarei diventato vicepresidente federale, eccetera, eccetera. In qualche momento mi hanno chiesto anche di imparare a fare politica, no, non voglio imparare perché non mi garba questa. Che cosa feci? Andai dal presidente Abete e gli dicevo: guardi, sta succedendo questo. La logica è questa, a me sembra la sua ossessione dividi e governa. È la politica del muro contro muro, ottusa e miope. Invece io credo che per fare politica federale ci vogliano due occhi e due sensibilità. Ecco perché mi riesce difficile, faccio fatica a capire come dirigenti, imprenditori, grandi imprenditori, che all'interno delle loro aziende hanno sempre adottato il confronto, la concertazione anche dura, non abbiano, oggi possono pensare di adoperare il metodo usito. D'altra parte però non voglio fare lezione a chi fa impresa. L'impresa nel sistema fuori del mondo sportivo è una cosa, l'impresa all'interno del mondo sportivo è un'altra, perché all'interno del mondo sportivo ci sono dei valori che vanno rispettati e se uno dovesse fare impresa alla ricerca della massimazione del profitto, io credo che debba andare da un'altra parte. Nello sport non è così. Nel sistema impresa normale, se uno rimane indietro, pace, è la logica del mercato, la logica della concorrenza. Nel mondo sportivo invece
nel sistema imprese, nel mondo sportivo, occorre interessarsi anche di chi rimane indietro ed avere sensibilità di chi rimane indietro, perché anche chi è rimasto indietro ha una missione. Ecco perché a me pare paradossale la contrapposizione all'interno della federazione tra il cosiddetto sindacato e le cosiddette imprese. Il programma di Sabecchio porta dentro questa visione. Rispecchia un po' la visione che ha lo sito della federazione, del palazzo della federazione. Lui crede, al contrario di come è, perché la federazione è un palazzo con tante porte e tante finestre, lui crede che questo palazzo abbia una porta sola e che la chiave spetti a lui. Dietro a questa visione noi non possiamo andare. Nel loro programma ci sono anche quattro manager, ho letto, come dicono, ho contato il numero delle leghe, sono quattro. Probabilmente, non so se tirare conclusioni sbagliate, ce n'è anche uno, ce ne vorrebbe uno anche qua per Coverciano, perché bisogna dare vita. Hanno detto bisogna aprire ai giovani. Allora, quando Berlusconi e Galliani acquistarono il Milan da Farina, trovarono che a Milanello ci facevano matrimoni e feste per i trovi, così andiamo a domandare oggi se a Milanello fanno matrimoni nei giorni che rimangono liberi. Coverciano è un centro di lavoro e di studio, aperto alle scuole, aperto ai giovani, aperto a chi vuol venire, aperto a chi ama il calcio. È un centro dove c'è il settore tecnico che produce 3 milioni di euro e li produce attraverso le quote degli allenatori per l'iscrizione all'albo del settore tecnico, attraverso i corsi, attraverso gli aggiornamenti. Queste sono risorse che servono per il mantenimento di tutte le strutture del settore. Il settore va avanti su questo e anche per una parte del mantenimento delle strutture di Coverciano. Io a chi dice queste cose amene, poi alla fine vorrei andare a vedere se a Formello fanno entrare, ci sono delle zone nelle quali si può venire. Io dico stiamo attenti, pensiamoci prima di dire le cose. Albertini ha scelto del programma alla governabilità della federazione, ha messo la governabilità della federazione, scindendo la gestione della parte dilettantistica dalla parte professionistica. È un percorso che noi possiamo fare, però la differenza poi, anche se nel programma ci sono parti comuni, la differenza è che Albertini lo vuol fare con il concorso di tutti e con la collaborazione di tutti. Noi altre strade non ne vediamo. È vero che siamo in un momento di difficoltà, è vero che questi episodi ci hanno creato difficoltà, però noi crediamo che nella situazione di questo paese la federazione potrebbe essere un esempio di come si riesce a risolvere i problemi di questo paese. E noi questo lo facciamo con entusiasmo, ne abbiamo, con la speranza di poter convincere, perché la convinzione credo che non possa passare da un'idea di muro contro muro, da un'idea di uno che ha la chiave della porta e basta, ma crediamo che possa passare attraverso la collaborazione di tutti. Questo è il nostro programma.